la zona omogenea numero 7 delle Ciglia Cesa delle Valli di Lanzo comprende 40 comuni. È una zona omogenea estremamente eterogenea, perché comprende comuni come Ciriè e San Maurizio, che sono decisamente più vicini al capoluogo, e comprende invece comuni di alta montagna. Quindi questa diversità delle situazioni si ripercuote anche poi in questo momento di assoluta emergenza. Ho avuto notizia che ci sono in 19 comuni su 40 la presenza di situazioni di pazienti con coronavirus positivo. Ci sono piccoli comuni che non hanno negozi, non hanno esercizi commerciali. E devo dire che soprattutto le ultime disposizioni, l'ultimo DPCM, ha creato parecchia confusione. Cioè, da ieri siamo tutti, io e i miei colleghi sindaci, siamo tempestati di domande su cosa si può fare, su cosa non si può fare. Abbiamo avuto degli esempi positivi all'interno delle riunioni dei comuni del Ciriè Cesa, ma anche in altri comuni, esempi positivi di esercenti che si sono messi a disposizione dei cittadini e hanno provveduto a favore delle categorie più deboli a effettuare consegne a domicilio dei prodotti alimentari, della spesa. Quindi, con i miei colleghi sindaci, devo dire che c'è una buona collaborazione anche all'interno della zona omogenea, ci sentiamo e quindi abbiamo un continuo scambio di opinioni e cerchiamo di affrontare questa situazione. Purtroppo devo dire che in qualche caso ci è mancato un pochino il coordinamento dall'alto, c'è cioè più un coordinamento dal basso, manca un livello di coordinamento dall'alto, perché probabilmente questo continuo susseguirsi di disposizioni una dietro l'altra sta causando un po' in tutti quanti lo stesso problema di interpretazione corretta, eccetera, eccetera. Cerchiamo di lavorare insieme. Avremo bisogno sicuramente tutti quanti, magari per poter lavorare, visto che comunque dobbiamo continuare a fornire i servizi essenziali, i servizi ordinari, avremo bisogno di essere riforniti di DPI e di mascherine, perché queste veramente sembra che siano diventate merce rara, e quindi questo è un grido di dolore che arriva da tutti i colleghi sindaci, perché nel richiedere assolutamente questo tipo di fornitura proprio per poter lavorare, per consentire ai nostri dipendenti di lavorare in sicurezza. Da parte dei dipendenti devo dire che c'è stata una disponibilità incredibile, perché comunque, pur avendo dovuto attivare forme di lavoro agile, di smart working, eccetera, comunque c'è stata una disponibilità veramente al di là di quello che è il dovere professionale, diciamo così. Complessivamente è una situazione difficile, che speriamo tutti che termini al più presto, nella quale però diciamo che sono emerse anche delle positività che spero rimangano poi anche per il futuro, cioè questa maggiore collaborazione che c'è stata a tutti i livelli, credo che sia un qualcosa che comunque diciamo, in questa situazione disastrosa rimanga come un qualcosa di positivo per poter continuare a lavorare poi bene nel futuro, insomma, una volta superata questa emergenza.